Effettivamente è una bella scommessa. Qui abbiamo tante risorse da poter utilizzare, però il problema vero è quello che diciamo da tempo è fare i progetti, fare europrogetti, perché come abbiamo visto proprio nell'ambito della discussione dei vari interventi che si sono tenuti nel master, dove hanno partecipato autorevoli relatori, quello che viene fuori è sempre quello di far capire come impostare un europrogetto e far capire tutta una serie di problematiche che si discutono da più tempo, cioè iniziare a ragionare in un ambito di area vasta, iniziare a ragionare in un ambito di comuni che si mettono insieme e lavorano ad un unico progetto. Tu devi pensare che la volta scorsa l'ingegner Sergio Negro ci ha raccontato un po' alcuni dati relativi alle domande di progettazione, al fondo di rotazione per la progettazione. Ebbene, sono arrivate oltre 1.700 domande per finanziamenti che chiedono circa 400 milioni, quando le somme disponibili sono circa il 10%. Questo sa significare il grande attaccamento, forse capire che sono arrivati i progetti, però di questi progetti occorre veramente poi selezionare quelli che sono veramente da poter finanziare. Per cui noi come ANCI siamo più che soddisfatti, avere avuto 750 iscrizioni e 450 partecipanti sa significare che i risultati sono più che lusinghieri, però c'è un però. Dobbiamo vedere adesso i veri progetti. Lei parlava di sensibilità, c'è questa sensibilità, io la riporto al territorio cilentano, sul territorio cilentano, ad uscire dal proprio orticello e a iniziare a pensare in maniera più globale. E noi come Comune di Vallo ci stiamo lavorando, io martello il mio sindaco su queste cose, perché lui deve diventare l'artefice sul territorio per queste cose, lo dico anche a Franco Alfieri, anche nell'ultimo incontro che abbiamo tenuto con il sindaco di Agropoli, gli ho fatto capire, c'è bisogno, gli ho detto che lui si deve assumere le sue responsabilità per il ruolo che occupa anche come consigliere del Presidente della Regione sui temi dell'agricoltura, agricoltura e turismo. Tu pensi che loro hanno un finanziamento tra FERS e FSR di circa 1,8 miliardi. Quindi immagina tu noi che cosa si può fare su questo territorio con queste risorse. Quindi adesso lavoriamo a creare i progetti, ma poi successivamente dovremo anche pensare a come gestire questi finanziamenti. Quindi io mi auguro tanto che su questo territorio si possa proseguire nel famoso patto per il Cilento.